Il viaggio nel Vallo di Diano, presentato nei giorni scorsi e che vede coinvolti 6 comuni, parte da Teggiano. Il primo appuntamento è per questa sera, sabato 26 agosto, con Arteggiano 2023, sfilata di mode dell'artigianato locale, a partire dalle ore 20:30 nella frazione di San Marco. L'arte, sottolineano gli organizzatori, è il filo prezioso che unisce il passato al futuro. L'evento è organizzato dalla parrocchia di San Marco per creare, dicono, un ponte tra il passato e il presente da percorrere verso un futuro di speranza. Protagonisti assoluti saranno i giovani, bambini e ragazzi valdianesi impegnati a portare sotto i riflettori creatività e abilità manuali che rappresentano un fondamentale patrimonio artigianale del Vallo di Diano. Domani, domenica 27 agosto, invece, nel centro storico di Teggiano è in programma una imperdibile notte bianca. Momento clou della serata sarà il concerto gratuito degli Zero Assoluto, che alle ore 22 saliranno sul palco allestito in piazza San Cono. Il duo, con hit come Semplicemente, Svegliarsi la mattina, Per dimenticare, Grazie, hanno inventato un nuovo modo di scrivere e cantare, unendo cantautorato, pop e rap, mettendo in musica la quotidianità dei ragazzi, idoli di una generazione intera, quella cresciuta con i programmi di MTV prima che la rivoluzione dei social cambiasse per sempre il rapporto tra fan e artisti. Quest'anno gli Zero Assoluto sono tornati ad esibirsi in concerto per la prima volta in ben 7 anni e a Teggiano promettono tanto spettacolo. La notte bianca teggianese poi proseguirà con Iguela Bailando Reggaeton, scatenato gruppo di musicisti e cantanti che animano da anni feste e piazze cittadine. Tutto il progetto Viaggio nel Vallo di Diano, cofinanziato dalla Regione Campania, ripropone obiettivi e finalità in perfetta sintonia con una visione di crescita territoriale da sempre cara al consigliere regionale Corrado Matera. Unità di intenti da parte dei comuni, coordinamento delle proposte, valorizzazione in un periodo ampio di tempo del turismo culturale, artistico e religioso, conferma Matera, sono tutti elementi che ho sempre considerato fondamentali per esprimere al meglio alcune delle tante potenzialità di questa meravigliosa area. Iniziative come queste vanno nella direzione giusta verso quello sviluppo del Vallo di Diano per il quale abbiamo tanto lavorato come Regione Campania. Da parte nostra, conclude, continueremo a perseverare nel nostro incessante impegno per la valorizzazione di questo splendido territorio.